Ciao, oggi voglio parlarti dei 5 passi per assumere controllo nella vita e nel lavoro. Però chiariamo subito cosa intendiamo per controllo. Sembra quasi un'accezione negativa questo termine. In realtà essere in controllo significa essere in controllo rispetto agli eventi. Quindi vuol dire che in qualche modo non ti stai facendo tirare dagli eventi, ma sei in uno stato in cui sei padrone. Personalmente ci sono stati parecchi momenti nella mia vita in cui ho sentito, in cui ancora oggi mi posso sentire in uno stato in cui non sono pienamente in controllo. Ho sperimentato tante tecniche, strumenti che mi potessero aiutare in questo. Questo è stato il metodo che più di tutti mi ha aiutato a raggiungere questo obiettivo. L'ho visto semplice sin dall'inizio, naturale, in qualche modo si adattava alla quotidianità, ai contesti. Bene, ora facciamo un riepilogo di quelli che sono i 5 passi per assumere controllo. Alcuni di questi passi li abbiamo già visti nelle videopillole precedenti, adesso li riepiloghiamo in modo tale da avere maggiore consapevolezza di questi passi e soprattutto migliorare laddove ci sono quindi delle falle. Primo passo, catturare, che abbiamo già visto nella videopillola 2, abbiamo fatto l'esercizio del pulire la mente. Che cosa significa? Portare fuori dalla nostra testa tutti quei pensieri, quelle sensazioni, quelle idee che raccolgono la nostra attenzione, e quindi portarle fuori di noi vuol dire in qualche modo poterle vedere dall'esterno, quindi significa creare spazio nella nostra mente, significa aumentare la nostra concentrazione. Il secondo passo è il passo chiarire. Lo abbiamo visto nella videopillola 3. Come chiarire qualsiasi azione, questo passo ci permette di sapere sempre cosa fare e di prendere delle decisioni appropriate rispetto a tutto ciò che cattura la nostra attenzione. Il terzo passo si chiama organizzare. L'abbiamo già visto nella videopillola 7, quando abbiamo dato dei suggerimenti per quanto riguarda l'organizzazione delle mail. Alla fine che cosa vuol dire organizzare? Significa semplicemente mettere le cose al proprio posto. Quindi una volta che ci siamo chiariti quali sono le azioni che noi dobbiamo compiere, qua c'è un concetto fondamentale che è il concetto di promemoria, ovvero qualcosa che ci ricorda quello che dobbiamo fare, è qualcosa di esterno che ci aiuta a supportare la nostra azione. Esistono a questo scopo delle liste molto comode, molto semplici, si chiamano liste di contesto, che mi consentono di scegliere le azioni migliori che posso fare in base al contesto in cui mi trovo, in base a se sono in ufficio, se mi trovo in giro, se sto aspettando qualcosa da qualcuno, oppure se posso fare delle chiamate. Quindi sono proprio delle liste omogenee di attività. Poi c'è il passo 4. Il passo 4 si chiama riflettere, che non abbiamo ancora visto con delle videopillole specifiche. Sostanzialmente si richiama l'attenzione sul fare un punto una volta a settimana, anche una volta al giorno se necessario, per orientarsi in base a dove mi trovo, dove devo andare, quindi saper vedere la direzione. E poi infine abbiamo il quinto passo, che non può essere che agire. Se non c'è l'azione rimane tutta teoria. Questo passo poi si riduce a una scelta, la migliore scelta che puoi fare, la migliore azione in base al contesto, in base alle energie che hai, in base alle priorità, in base al tempo disponibile che hai. Si tratta di scegliere un'azione già chiarita, si è agevolato, quindi si evita la procrastinazione, perché non devi ripensare di nuovo a quello che devi fare, perché è già stato chiarito nelle fasi precedenti. Ognuno di noi normalmente fa queste 5 fasi in maniera per lo più inconsapevole. Tuttavia sono convinto che se ognuno di noi fosse a conoscenza e consapevole di singoli passaggi, quindi visti singolarmente, potrebbe davvero migliorare tanto nel fare accadere le cose, che è un po' l'oggetto di queste videopillole. Per cui l'invito che ti faccio, fallo adesso, non sprecare questa occasione, rifletti su questi 5 punti, chiediti in quale di questi punti puoi migliorare, vedrai che già partire in qualche modo ti dà lo slancio per avviarti verso il miglioramento, un miglioramento che poi darà risultati evidenti nella tua vita, nel lavoro, nelle tue passioni, nei rapporti con le persone. Per cui ti lascio in descrizione i link per approfondire, metti mi piace se ti è piaciuto, condividi e soprattutto scrivi la tua esperienza e scrivi un commento. Ciao!